Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia, patate e tonno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per l'impasto, farina di tipo Manitoba, semola, acqua, olio evo, zucchero, sale e lievito di birra fresco. Per farcire, patate tagliate a fette sbollentate, tonno sott'olio sgocciolato, olive nere snocciolate, scamorza, olio evo e pepe nero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando l'impasto. Mettere nel boccale l'acqua. Il lievito. E lo zucchero. Ed azionare il bimby per 2 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina. La semola. L'olio, e il sale, e far impastare in modalità spiga per 4 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare in forno spento per almeno 2 ore. Senza lavare il boccale, mettere il formaggio e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Trasferire in una ciotola. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che abbiamo lievitato, adesso lo trasferiremo su una teglia rivestita con carta da forno. Estenderlo con le mani. Mettere le patate. Mettere un po' di rosmarino. Il pepe nero. Mettere un filo d'olio. Le olive, cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 15 minuti nella parte bassa del forno, successivamente riprendere la teglia per mettere il tonno e il formaggio. Abbiamo ripreso la teglia dal forno, adesso mettere il tonno. Il formaggio e proseguire la cottura per altri 8 minuti nella parte alta del forno, sempre a 200 gradi.
La focaccia è cotta, serviamola. Focaccia, patate e tonno. Grazie e alla prossima ricetta!